Salve a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di FIFA 18. Io sono Zeta Cloud e oggi andremo a completare le sfide creazione rosa riguardante calcio A con premi appunto Marek Hamšík. Non le completerò tutte perché ci vorrà del tempo per acquistare tutti i giocatori che hanno un prezzo abbastanza elevato, ma oggi cercheremo di spiegare come acquistare questi giocatori a un prezzo più basso possibile attraverso lo sniping. E comunque aiutarvi nella ricerca appunto dei vari calciatori con l'intesa e quant'altro. L'Atalanta già l'ho completata, ma è una delle più facili. Adesso andremo a vedere il Benevento, come completarla in maniera diciamo molto agevole con l'intesa perfetta. Allora, qui appunto Cristiano Lombardi, bisogna applicare, è una S, bisogna applicare appunto il consumabile ATS. L'ho acquistato per 4.100, un prezzo estroso, ma diciamo se non volete aspettare, appunto, acquistatelo al prezzo minimo. Ma adesso andremo a vedere come risparmiare, lo farò vedere in questo breve video. Pietro Iemmello, acquistato appunto con 1.200, un prezzo bassissimo. 2004 Marco D'Alessandro, l'ho trovato dopo tantissimo tempo. Poi Gaetano Letizia, un terzino sinistro, ma va bene, l'ho acquistato appunto per 1.200, prezzo basso. Cataldi, come CC, Viola, Nicolas Viola, come esterno destro un altro terzino che è Venuti, acquistato anche lui per un prezzo irrisorio. Andrea Costa, acquistato come 6200, quindi un prezzo abbastanza elevato. Lo stesso vale per Di Misti. E infine per Luca Antei, 4300. E il portiere, il grande Brignoli, che ha segnato appunto di testa, 1000, un prezzo. Come vedete qui avevo Ciciretti, ce l'avevo io proprio nel club, acquistato tanto tempo fa. E effettivamente diciamo non ci serve perché diciamo bisognerebbe anche cambiare la sua posizione, ma a noi non ci interessa perché già abbiamo sprecato diciamo un consumabile per Lombardi e quindi preferisco acquistare un CC e risparmiare un consumabile. Quindi andiamo a ritirare il nostro premio, Misti Rari. Perfetto, e adesso andiamo a fare il Bologna. Il Bologna si presenta appunto con 4-3-3 e noi quindi partiremo con Di Francesco che è una S puro, quindi non bisogna fare nulla. Petkovic 1500. Verdi è costato pochissimo, Simone Verdi. Poi abbiamo Pulgar che è un COC, quindi C, ma va benissimo anche come CC. La stessa cosa vale per Nagy. State attenti all'overall dei calciatori del Bologna, perché come vedete dobbiamo avere un valore complessivo di 74, quindi è importante avere dei calciatori che si aggirano dal 72 come minimo a un massimo, diciamo, fino a 90, beh, anche se è impossibile trovarlo del Bologna, un 90, ecco. Masina, 2004, poi Elander, 1500. Poi Maietta, difensore centrale, 1.900, e poi Torosidis, 2006. Infine abbiamo Da Costa, 1.500. Anche questa è completata, andiamo a comunicarla e a prenderci il nostro premio. Benissimo. Spacchetteremo alla fine. Adesso, vabbè, questo non vale il Cagliari, sì, non l'ho fatto, ok. Ho completato anche il Bologna, il Crotone e la Fiorentina, senza farlo vedere perché comunque sono molto molto facili. Adesso andiamo a ritirare appunto i nostri premi e facciamo appunto lo spacchettamento. Attenzione ragazzi, vediamo di avere un po' di fortuna in questi pacchetti. Andiamo prima con pacchetto giocatori misti Prime, attenzione. Vediamo che troviamo un walkout, attenzione un walkout. Ma manco, vabbè, tre rari addirittura. Cioè Rashford mi piacerebbe, invece no. Non so quanto costa sta coma, non credo costi tanto. Felipe Anderson però, lui mi sa che costa qualcosina. No, 1.900. Niente. Vediamo Sakho quanto costa, confronta. Un K. Neanche lui, niente da fare. Ok. Portiamolo tutti al club. E andiamo avanti con lo spacchettamento. Andiamo con questo di destra, attenzione. Attenzione, forza, forza, un walkout, qualche giocatore forte, dai, dai. Ah, spacchetto piccolo. Almeno l'Ashford, dai, no, chi è? Niente, ragazzi.
Anche questo spacchettamento è andato male, male. Andiamo con questo, attenzione, forza ragazzi, incrociamo le dita. Ah, un altro pacchetto rosa. Niente, niente, chi è? Smalling. Niente, non so quanto costa Smalling. Confronta prezzo, 3.700. Ultimo pacchetto, speriamo in bene. Speriamo in bene, un workout, un pacchetto cicciotto, dai. Sì, workout! Forza, un gioco della settimana, no, mai, 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 chi è? Il Mkhitaryan, dai, 85! Mkhitaryan, buonissimo, dai, dai, dai! Vediamo quanto costa, dai, Mkhitaryan. Grande Mkhitaryan, vediamo, vediamo. Dimmi che costi, dimmi che costi. Ah, 17.000. Mi aspettavo di più. Mi aspettavo molto di più, 16. Ha un prezzo abbastanza basso. Però comunque meglio di niente. Va bene ragazzi, il nostro spacchettamento è andato abbastanza male. Ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Alla prossima ragazzi.